scarico, davvero! Oh. Tesoro? Oh, ma cos'è successo? Ho il telefono scarico. Mi dispiace, tesoro. Magari usando questo... È in arrivo un carico di divertimento offerto dal cartoncino. Con un po' di fantasia è possibile creare praticamente tutto. Visto? Perfetto. Ora mettiamo tutto insieme e teniamo tutto fermo con questa corda. E questa parte può essere un po' complicata. Ma ce l'abbiamo fatta. Diventerai la protagonista di questo gioco. Vuoi giocare? Non capisco. Osserva bene, i comandi sono qui, vedi? Wow, fammi provare. Dunque, io pensavo, cara, la mamma è impegnata. Scusatemi. Oh! Ecco un peluche volante! Smettila! Sembra di essere in un tunnel. Chissà che serve questo. E poi? Ma dove sono andati? Non capisco. Beh? Oh, ovviamente. Mamma non sta giocando, deve lavorare. Va bene come vuoi. Che stai mangiando? Dammene un po'. Mamma! Aspetta un minuto, tesoro. Wow, ma che stai facendo? Vieni a vedere. Ok. Wow, una casa! Ti serve una sedia? È un piccolo omino fatto con patatine al formaggio. Molto impegnativo. Ok, è ora di tornare al lavoro. Oh, eccomi di nuovo. Sunny, guarda. Wow, sei così talentuoso. Ups. Au, che male. Ehi, hey, il fermaglio. L'hai rotto. Era il mio preferito. Oddio, scusa. E adesso che fai? Lo faccio ancora più bello. Mi serve del nanotape. Posiziono una siringa nel mezzo e ci avvolgo intorno il nastro. Lo premo bene, devo assicurarmi che sia ben chiuso. Ora lo scaldo. Questa è la parte divertente. Inietto la resina, voglio fare una bolla. Ok, bene, ma c'è ancora tanto da fare. Aggiungo dei petali facendo tutto il giro. E questo era l'ultimo. Ed ecco uno splendido fermaglio. Questo è per te, Sunny. Ah? Cos'è? Wow, non ci credo! È bellissimo! Quanto sei dolce, Alex! Sto cercando di concentrarmi. Devo memorizzare questa roba. Oh, che fame! Devo mangiare qualcosa. Nessun problema, sono ben fornita. Caramelle! Amo i vermi gommosi! Sono così buoni e gommosi, infatti! Che buoni! Potrei averne uno? Per favore? Va bene, tieni! È fantastico! Li adoro! Ok, immagino che le piacciono. Per fortuna ho altre caramelle. Proverò questi popcorn. Sembrano buonissimi. Davvero buonissimi. Dai, sarà uno sballo, dammi anche quelli. Ok, tieni. Sei la migliore. Ti piacerebbero, sai? Finiti! Ma mastichi almeno! Speriamo che non le piacciano anche le patatine. Oh, sono le mie preferite! Posso averne un po'? Stai scherzando? Dai! Che buone! Non posso permetterlo. Ho un'idea. Ehi, non è Spider-Man quello? Verserò le patatine nel cappuccio di Mindy, devo essere veloce. Non l'ho visto. Ho bisogno di un pezzo di nanotape. Dovrebbe essere abbastanza grande. Ho tagliato anche 4 striscioline. Unisco il tutto realizzando una scatola. Prendo altro nastro e lo metto all'interno. Poi lo schiaccio e lo cospargo di brillantini. Altro nastro. Mi servirà una seconda scatola. Ho un mini album fotografico con tutti i nostri momenti più carini. Lo metto su una delle scatole e ci metto l'altra sopra. Ora devo soltanto sigillare i bordi. Questo fungerà da cerniera. Proprio così. È super semplice. Ora i tocchi finali. Mi sto emozionando. Fortuna che non volevo piangere. Sveglia impostata. È ora di andare a letto. Ho l'impressione di star dimenticando qualcosa.
Ma cosa... Oddio, l'esame! Oh no, devo studiare! Spero che non sia troppo tardi. Ok, posso farcela. È solo un semestre, insomma. Quanto potrà essere difficile? Sono così stanca. Ah, oh, ma devo andare avanti. Oh, che nottataccia. Nottataccia, eh? Ti ho portato degli snack. No, sei la migliore. Lo so. Eh? Che succede lì? Devo concentrarmi. La lampada funziona male. Deve essere difettosa. E adesso è rotta. Non va bene. Spero che tu non abbia paura del buio. Resisti, eh? Ho un'idea. Sì, andiamo. Disegnerò dei cuori su un bicchiere di carta, poi li taglio via. Posiziono un disco di cartone sul bordo e ci faccio passare un bastoncino. Ora mi servono dei dischi di cartone. Li impilo e poi pratico un foro in questo modo. Metto delle lucine nel bicchiere e fisso i dischi con il bastoncino. È una lampada da tavolo. Ehi, Mindy, questa ti aiuterà a studiare. Wow, proprio quello che mi serviva, è perfetta. Buona fortuna, tesoro, puoi farcela. Sì, speriamo. Salve, come va? Oh no, ho versato il caffè. E mi scusi, mi serve il suo aiuto. Scusi, se pulisse gliene sarei molto grata. Pulire? Ok. Lo strofinerò via col piede. Così dovrebbe andare. Lo sapevo, ha funzionato. Sul serio? Sembra che ci sia qualcuno. È la mia amica! Ciao, sono io e guarda che ti ho portato. Ehi, togli quel coso dalla mia faccia. Avanti, non lo farei mai, non vedi? Sono dei dolci. Vedi il cartello? Niente cibo o bevande qui. Oh no, l'infermiera ha confiscato tutto. E guarda com'è cattiva. Ha portato via tutto a quella ragazza. Aspetta, ho avuto un'idea. Allora, Twix, ti intrufolerò io in ospedale. Metterò la barretta in questo tutore così. Scommetto che ce ne entrano diversi. Ok, penso che queste basteranno. Devo far finta di essere ferita e stare male. Hai con te del cibo o delle bevande? No, affatto, proprio no. Se non le dispiace, io intanto entro. Ha funzionato, sono un genio! E adesso mangiamo queste buonissime M&M. Questo dovrebbe essere divertente. Ora il palloncino è pieno d'amido. Guarda un po' quanti. Ecco a te. Huh? Wow! I miei piccoli amici palloncini. Grazie. Divertiti. C'è mancato. Prenderò in mano la situazione. Entra la star dello spettacolo. Cosa c'è di meglio di un po' di ketchup? E delle fette di salame, ovviamente. Facciamo piovere anche del formaggio. Wow! Sembra buonissimo. E ora un po' di condimento. Ha già finito la sua pizza. Ce la posso fare. Io però preferisco i panini. Già. Che buono. Salame per me, baby. Aggiungo anche un po' di ketchup. Ed ecco fatto, è pronto. Oh no, perché mi è venuto da starnutire adesso? Devo finire di registrare tutte le vitamine. Oh, mi serve qualcos'altro. È ora di diventare un ninja. Ti piacciono le vitamine? Scherzo, sono finite. Ho sciolto qualche dolcetto gommoso. Poi ho versato tutto quanto in questi blister, facendo attenzione a non versare nulla. E una volta fatto ho usato la stagnola per coprirli. Non sembrano dei dolcioni gommosi, vero? Adesso faccio uno scambio veloce. Ninja, dileguati! Ecco fatto, sarà corretto? Sì, credo di sì. Ciao, ho delle cose per te. Cosa? Altre vitamine? Dai, non fare così. Ecco, prendi. Avrà un saporaccio. Non importa, devi prenderla per stare meglio. Ok. Ma che buona! Ne vorrei ancora, grazie. Ok, vuoi davvero stare meglio? Sì, è così.
all'ospedale è terribile. Forse posso chiedere aiuto agli amici. Pronto? Oh, ma dai! Sembra terribile quel cibo. Tranquilla, ci penso io. Ho portato degli snack. Oh no, un'infermiera! Niente cibo o bevande, eh? Ma vedo un modo per entrare. Ok, io la va o la spacca. Meno male che mi alleno. Ok, sono nel passaggio. Eccola. Ecco quell'insalata tristissima. Devo soccorrerla. Snack dal cielo in arrivo. Ah, ma cosa? Ehi, degli snack, sì! Sì, sei il mio eroe! Capisco. Prestate attenzione, ragazzi. Questa può essere insidiosa. E però non la rispiego, eh? Ok, tocca a te. Coraggio, Mindy. Io? Fammi pensare. La risposta è... 4? Come? 4? Puoi ripetere? Non riesco a sentirti. Seriamente? Ho detto 4! 4! 4! No, ancora niente. Questa è l'ultima volta. 4! No, non ti sento. Perché parli a voce così bassa? 4! Oh, che fastidio! Mi spiace, sono un po' dura d'orecchi. Come posso fare? Ma certo, meglio che mi metta al lavoro. Ricavo una cornice da un cartoncino, questo è perfetto. Ci metto della plastica sotto e ritaglio. È il momento di decorare. Questi triangoli saranno le orecchie, poi con un pennarello nero disegno due occhi, un nasino e anche dei baffi. Qualche altro dettaglio? Ok, dovrebbe bastare. Proviamo di nuovo. Questo deve funzionare. Lo scrivo e via. Ehi, qui! La risposta è 4. Oh, giusto! Perché non l'hai detto su... Ciao, cappello! Devo restare al caldo. Ottimo! Sei sicura di aver bisogno di tutto ciò? Sì, vado a fare una passeggiata. Davvero vestita in quel modo? Huh? È metà giugno. E quindi? No, tesoro, fa troppo caldo. O forse no. Vorrà dire che creeremo un po' di neve usando amido di mais e acqua. Mescoliamo insieme. Molto bene, guarda un po'. È incredibile! Sembra solido, ma poi si scioglie. Quasi come la neve vera. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Ci sono! Ricavo una nuvola da un pezzo di cartone, poi ci attacco degli occhi a una bocca, ci incollo sui bordi così del foam. Avrò bisogno anche di una cerniera. Ed ecco un bellissimo quaderno con un gustoso segreto. È come un dolce arcobaleno. Ora sì che si ragiona. Non lo saprà mai. Mindy, che stai facendo? Niente. Ok. Lasciami mangiare in pace. Taccelo! Dammi quello! Pronto? Ho bisogno del tuo aiuto. Ora aspettiamo. Alex, guarda! Veloce laggiù! Troppo tardi. Cosa sto sbagliando? Forse basta qualcosa di semplice. Gli scriverò una lettera d'amore. Non potrai ignorare anche quella. Vero? Immagino che lo scoprirò presto. La arrotolo e la metto nel nanotape. Avvolgo il nastro così, ma senza chiuderlo. Faccio una tasca e ci metto dei brillantini. Poi infilo una cannuccia e sigillo il nastro. Lo asciugo al volo col phon. Così dovrebbe andare. Ora soffiamo nella cannuccia, ho bisogno di gonfiare il nastro. È proprio come un palloncino. È divertente. E tu non servi più. Alex, prendi. Oh? E questo? Che succede? All'interno... Oh, c'è qualcosa! Cavolo, che forte! È un messaggio! Ci siamo! Sono confuso! Mi piaci! Aspetta, davvero? Non lo sapevo! Anche tu mi piaci! Dovremmo... Salve, sono qui per vedere un'amica per il suo compleanno! Non con quella torta! Non puoi accedere con cibo e bevande! Su, da qui, forza! Ma è per la mia amica! Oh no, i palloncini! Ma
ma come sono cattivi qui dentro! Tanti auguri! Wow, che bella sorpresa, grazie! Ti ho portato qualcosa! Oh, e ho anche intrufolato dell'altro, vedi? Guarda, è un braccialetto commestibile! Eccone uno per te, visto che l'infermiera ha confiscato la torta! Wow, sei geniale! Avevo tantissima voglia di dolci! Il cibo qui non è tanto buono, vero? Aspetta, ho un'idea! Sarò io la prima a scrivere sul tuo gesto! Adesso sarà molto più bello, vedi? Ah, sì! L'adoro, grazie! Tino! E oggi? Copriti gli occhi! Oh, mi piacciono le sorprese! È terribile, davvero terribile! Devo fare in fretta! Sammy adora i fiori e questi andranno bene, sì! Ah, è stato facile! Sammy! Aspetta, no, non va bene! E dammi un secondo! Oh, che fatica! Le prenderò qualcosa di dolce! Sembrano buoni! Sto arrivando, Sammy! Ok, sono pronto, puoi guardare ora! Credo ti piacerà! Ah, oh, sei il migliore! Dimmi qualcosa che non so! Mia madre si sbagliava su di te! Ah? Lasciamo perdere! Anch'io ho qualcosa per te! L'ho fatto con le mie mani! È un simbolo del mio amore! Ecco a te! Caspita, non avresti dovuto! È incredibile! Un album di nostre foto! Ma come hai fatto? Ho stabilito un nuovo record! Un altro gioco inutile? Ecco, cara, perché non leggi un bel libro? Ah, non saprei! Mi piacciono le api! Che bello, posso usare questo foglio! Wow! Oh mio Dio, no! Non si rovinano i libri! Bene, dove ero rimasta? Ecco un'altra curva stretta! Cara, prova un altro gioco! Ti aiuterà ad allenare i riflessi! Questo sì che è divertente! Certo che il mio telefono... Qui però non ho molta scelta! Smartphone sia! Oh sì, che ne dici della signora gallina? Ehi, guarda, indossa un cappello! Wow! Grazie! Si siederà proprio qui con me! Ora fai il ballo della gallina! Wow, sta deponendo delle uova, vedi? Rifallo! Dai, fanne un'altra! Oh no, si è rotta! Odio questo gioco! Disegniamo qualche linea, mettiamo il pollice in alto così e ora richiudiamo la nostra linea. Aggiungiamo un po' di dettagli, un colore ad esempio. Da un'occhiata e il disegno è pronto per essere ritagliato. Seguiamo le linee nere e facciamo attenzione nelle curve. Ecco fatto! Vedi questo ritaglio extra? Qui le cose cominciano a farsi interessanti. Pronta? Incolliamo questo disegno proprio sopra. Ecco fatto! Che cos'è? È una gallina, vedi? Ecco il suo uovo! Non ci credo! Posso vederla meglio? È tutta tua? Ecco che arriva! Più fortunata! Per cominciare aggiungiamo del miele. Ottimo, così dovrebbe bastare! Aggiungiamo anche una tazza d'acqua e poi della gelatina pura. Assicuriamoci di mescolare bene. Perfetto. Prendiamo la nostra pasta, la inseriamo in questo modo infilandola nel miele. Quasi fatto. Sembra proprio un alveare. Che carino. Ci sono anche delle piccole api. Abbiamo persino usato del miele vero. Mindy, buon compleanno! Oh, è per me! Che bella sorpresa! Ho qualcosa per te, spero che ti piaccia! Wow, che emozione! Non vedo l'ora di aprirlo!
Wow, mi hai preso un orologio, ma è pazzesco! Non posso crederci! Puoi aiutarmi? Certo! Però... non credo sia il mio stile. Beh, ti piace? Sì, un sacco! Scusa, Molly. Non ti piace? Non è abbastanza rosa. Oh, non ci avevo pensato. Ho rovinato il tuo compleanno. Aspetta, posso usare questa? Ecco. Che ne pensi? Ora sì. È carino e alla moda. Wow! A metà e poi applico della colla intorno al bordo. Ho un pezzo di carta seghettata. Ce lo incollo in questo modo piegando i bordi per formare una scatola. Ho arrotolato la carta a un bastoncino di legno. La metto qui, in questo alloggiamento. Questo sarà il coperchio della scatola. Faccio passare il rotolo nella fessura e ci disegno sopra. E questo è tutto. Molly, guarda qui. È un cartone animato di Hello Kitty. Figo, vero? Cosa? Ma dove l'hai preso? Lo voglio! C'è solo una cosa da fare, scambiamo? Sai cosa voglio? Ne è valsa la pena! È così morbido e coccoloso! Non ho noia! Ma che dici, questa lezione è la migliore! Ehi, Molly! Hai qualcosa dietro l'orecchio! Cosa? Ma dov'era? Sei una maga? Chissà... Wow, che figata! Mi è venuta un'idea! Avrò bisogno di un sacco di cartone e anche di alcune molle. Ora posso fare una scatola, perfetto! Sì, dovrebbe andare! Mindy, guarda! Oh? Che cos'è? Oh, l'hai fatto tu! E non hai visto la parte migliore? Guarda, sta mangiando la moneta! Forte, vero? Ancora! Speravo che... Al lavoro. Avrò bisogno di un pezzo di nanotape. Ci sgretolo sopra del gesso, così dovrebbe andare. Metto una cannuccia sul nastro e unisco i bordi così. Con un paio di forbici rimuovo l'eccesso di nastro. E poi lo scaldo un po'. Questo lo sigillerà. Ora soffio sulla cannuccia per farlo gonfiare. E posso decorarlo. Realizzo il musetto e poi aggiungo i baffi. Sta venendo benissimo. Dovrei diventare un artista. Ecco una pallina antistress. Ah. Sunny, fermati. Scusami davvero. Prova questa. Wow, è proprio quello di cui avevo bisogno. Posso sentire la tensione che svanisce. Grazie. Felice di averti aiutata. Ecco, ho finito. La scuola mette fame. Mi serve uno snack. Cosa gelato? Conosci le regole? Oh, pensavo fosse ironico. Non farlo, Sunny. Non ho altra scelta. Guarda quello. Forse posso fare qualcosa. Mi serve un pezzo di nanotape. Lo piego così. E adesso prendo la resina blu. Mi assicuro che sia ben chiuso. Ok, sembra reggere. Lo scaldo piano piano. È pronto. Ecco la resina, voglio gonfiare il nastro. Caspita, è fantastico! Ho fatto un cono gelato in cartoncino! Sembra vero! Aggiungiamo più gusti! Ah, è così morbido! Wow, non ci credo! È per me! Davvero incredibile! Voglio spremerlo tutto! È troppo bello! Ci voleva proprio! Grazie, Alex!